Ragazzi, eccoci qua con la seconda parte del video del decluttering della Makeup Collection. Se vi siete persi la prima parte, ve la lascio qua nelle schede. Mi raccomando, andatela a vedere prima di vedere la seconda parte. Non mi perdo in chiacchiere, vi lascio subito al video. Ok, questa è la situazione del primo cassetto, quindi cominciamo da lui. E avevo già iniziato, vedete, a eliminare delle cose. Poi ho pensato, perché non fare un video su YouTube dove rifaccio un attimo il decluttering? Se vedete delle cose che avevo già eliminato nell'altro decluttering è perché non ho trovato nessuna a cui darle e quindi decideremo in questo video che cosa farne. Iniziamo da questo prodotto che è il Pro Fixi Makeup Revolution, che è finito e quindi direi che sia da buttare. Come lo sono tutti questi mascara di cui ho già fatto una selezione, perché sono tutti estremamente secchi o vecchi. Il Better Than Sex della Too Faced è uno dei miei mascara preferiti, rende le ciglia super voluminose ed è finito. Il Lash Mania di Essence ormai è secco e mi piaceva. Mi piace molto l'I Love Princess di Essence Arancione, tanto che ne ho già preso un altro, però questo è secco. Mi piace molto, lo sapete, l'I Love Extreme di Essence, questo è finito, ma ne ho già preso un altro. Mentre questi non mi hanno fatto impazzire, e questi due, l'Infinite Lashes di Wycon, che non so ancora se lo rivendono, e l'Ultra Joss di Sephora, che in realtà mi spiaciucchiava ma non mi faceva impazzire, sono entrambi finiti. Mentre questo, che è un mascara colorato di Kiko, e questo qua non mi faceva assolutamente impazzire. E guardate, è polvere, si è completamente seccato e quindi è sicuramente da buttare. E buttiamo anche questo stick di Essence perché è veramente orribile e ormai è vecchio, non si capisce più neanche cosa sia, non si sfuma, forse ve l'avevo già detto nell'altro decluttering, ma ormai comincia a essere vecchio e quindi ciao ciao, lo salutiamo. Stessa cosa per questo mascara di Kiko ma viola, e questo mascara di Kiko invece della limited edition, non ve lo sto neanche a dire perché non lo trovate più, quello comunque dell'edizione limitata dorata, bellissimo pack, Endless Sky era il nome, ma non mi è piaciuto per niente ed è secco. Così come sono secchi anche l'altro Better Than Sex, quello nella forma grande, che però tengo per ricordo perché un Better Than Sex per ricordo lo voglio tenere. E il Color Flash di Essence è ormai secco. No, questo va ancora invece. Questo lo teniamo ragazzi. Mentre questo, il bronzing, è secco. Poi ancora andremo a mettere via questi due che sono i miei due mascara preferiti. Economico, cioè medio costo e high cost, che sono il Perversion di Urban Decay, il Pupa Vamp, sono bellissimi, ovviamente ho già degli altri, hanno un effetto super volumizzante, super allungante, super nero. Questa cialda di Kiko del mio amato ombretto nero si è rotta e l'ombretto ormai non c'è più, quindi la eliminiamo. Eliminiamo anche questo Brow Dissuade di Rimmel, è un gel per sopracciglia vecchissimo e ormai dentro è diventato quasi grigio, non mi piace per niente, non mi piaceva neanche il prodotto in sé e quindi lo salutiamo. Così come salutiamo questi eyeliner brillanti nati, perché sono veramente vecchissimi. Questo rose di Lila Cosmetics, questo dorato di Deborah e questo di Eufydra è dorato, ce n'era anche un argento mi sembra, eccolo. Questi qua sono veramente tutti secchi o coi pennellini rovinati o comunque vecchissimi, quindi è arrivato il loro momento e li eliminiamo tutti. Qua abbiamo delle fascette per i capelli che mettiamo da parte e due dentifrici che mi ha regalato l'ultima volta il dentista, quindi li mettiamo da parte anche loro. Poi ho degli eyeliner vari, ho un altro Love Princess secco, eyeliner vari, anche di questo ho già fatto tutta la selezione
E anche questi sono tutti da eliminare perché sono secchi, ma vi dico cosa ne penso. L'Epic Ink Liner di NYX, ve ne ho già parlato, è il mio, mi piace come liner da tutti i giorni, e è secco, ho perso il pennellino, però credo non sia super preciso e purtroppo se non si asciuga, non si asciuga in modo super veloce come il mio eyeliner super preferito, che è quello di Kat Von D, però comunque è un buonissimo eyeliner da tutti i giorni e infatti l'ho già ricomprato. Poi abbiamo questi invece di Kiko, che non mi sono piaciuti per niente, che sono la Darky Long Eye Marker, che aveva questo pennello super grosso, non so neanche perché l'ho preso, perché alla fine non serviva a niente. E poi questo che è il tipico definition eyeliner, quindi con, per intenderci, il pennellino sottilissimo e non è per niente preciso, e quindi lo eliminiamo, così come eliminiamo quest'altro eyeliner di Kiko in una limited edition perché è finito. Il tipico eyeliner di Kiko della loro edizione normale non è male, però sinceramente preferisco l'Epic Ink di gran lunga. E di questi ho anche il Technique che mi inviò l'azienda, non mi è dispiaciuto come eyeliner, questo è lo skin liner a un prezzo molto basso, comunque ne preferisco degli altri, non lo ricomprerei, seppure l'abbia utilizzato tutto e infatti non funziona più ed è ora di buttarlo. Così come quello di Essence non mi è piaciuto per niente, non scrivo assolutamente, è grigio e quindi lo salutiamo. Quello di Sephora invece ormai è secco, però è un buon eyeliner, ma insomma è arrivato il suo momento. Hypnose Drama è il mio altro mascara high cost, super high cost preferito. Questo è di Lancome, spaziale meraviglioso, entrambi secchi, quindi entrambi da cacciare via. Il mascara di Dior, quindi secco, lo eliminiamo, il Dior Show. E poi abbiamo il They Are Real Push Up Liner di Benefit. Questo mi era piaciuto molto, mini size, ma è finito e quindi è ora di salutarlo pure lui. Salutiamo anche lei, che è secca ma non mi è piaciuta. È l'Eyebrow Marker di Kiko per le sopracciglia. Ha un pennello per ridisegnare i peletti delle sopracciglia. Non mi è piaciuta per niente perché non scriveva. Un tratto, forse si vede ancora, ecco, guardate. Ha un tratto veramente sottilissimo, per niente percettibile. E non è l'effetto che piace a me, anche perché secondo me è un effetto che si vede proprio essere disegnato, a differenza di un gel per sopracciglia. Altro mascara secco, questo qua della Prestige, non era malissimo ma lo usavo sempre in combo con altri mascara e quindi ciao pure a lui. E questo, qui abbiamo tutte delle polveri, ne avevo 4 mi sembra, no 3 a quanto pare, di blush di Kiko e un contouring di NYX che mi piacciono tantissimo, si sono rotte. Essendoci tutto l'ombretto voglio cercare di riaggiustarle, quindi le metto da parte. Mentre eliminiamo lui, il pot di Nabla per le sopracciglia, sapete è stato per ora il mio pot preferito. Io lo uso nella colorazione Neptune, bellissimo ma è finito e quindi possiamo declatterare la scatolina. Mentre abbiamo una scatolina del Fenty Beauty di Rihanna, questa la tengo ma di sicuro non va qui. Ecco qua delle altre polveri da sistemare che metto sempre di lato. Qui ho uno specchietto che lo togliamo da questa posizione dell'Egitto super bello e una spilla, un elastico, insomma cose che non devono stare qui. Ho la mia scatola dei pennelli di Jessup che in realtà terrò solo perché è comoda per conservare pennelli da portare in giro, però butto l'altra parte che non serve più. Qui ho un altro elastico, un pennello dell'eyeliner che butto, il mio piegaciglia che ovviamente tengo, poi qui ho un pompon rotto che butteremo, ho delle farfalle per make up speciali che non devono stare qua, un elastico che non deve stare qua, il mio bracciale di pelle che non deve stare qua e dei cotoni che credo sia ora di buttarli perché sono veramente ridotti male. Una sportina che
non deve stare qua. Bratelle di reggiseno, no raga, qua c'ho di tutto, anche queste non devono stare qua. Un burro cacao che lo sistemeremo dove dovrà andare essere sistemato. Questo cuoricino lo terrò per scattare foto, così come tengo questo perché è una parte della mia lampada e quindi la dovrò riappendere. Butto invece questi cotton fioc. E qua di lato ho diversi rossetti liquidi e vi dico quali terrò e quali no. Allora, questo nero di Kiko lo tengo perché è l'unico nero che ho, seppure secchi molto le labbra. Il mio Milani 11 Adorable da finire, ho già quello nuovo, però questo lo voglio finire fino all'ultima goccia e tenere, quindi sta qui con me. Così come sta qui con me la NYX Liquid Suede in colore Amethyst, perché è un viola pazzesco. E così come sta con me la OA Studio, perché è un colore rosa shocking, ve lo faccio vedere, davvero particolare. E non ho assolutamente degli altri rossetti liquidi così, e quindi lo tengo. Così come tengo questo rossetto liquido perché è un fucsia bellissimo, questo lo comprai a Londra, è veramente bellissimo e quindi lo tengo. Tengo questo rossetto ovviamente di Puppa, rosso praticamente nuovo. Tengo le tinte di Wacom perché mi piacciono tantissimo, scusatemi, i rossetti liquidi. Questa è la colorazione 08 fucsia, bellissima. Così come tengo la mia tinta rossetto liquido, la Superstay di Maybelline, questa è quella viola scura, non va via neanche a morire, vi ho fatto un video dedicato ed è bellissima, credo la userò per Halloween. E quanto riguarda questi due rossetti, questo è di Glossip, è un rosso fragola, non so se ce n'è, no sì? Ok, questo lo teniamo. E questo qua è un double touch di Kiko e non so se, ecco, il rosso infatti mi sembrava fosse finito. E c'è ancora una parte del gloss lucido. Questo lucidino è veramente insensato, quindi questo lo declatteriamo. Andiamo all'ultima parte che in realtà ho già sistemato perché è quando mi è venuto in mente appunto di fare il video. Qui ho la zona dei miei blush e l'avevo già declatterata, quindi questi li tengo tutti. Il mio blush di Essence, Fat Boy di The Balm, il mio mini blush di Neve Cosmetics, il mio Silk Touch blush di Essence, il mio preferito, un blush in crema di NYX. E qui abbiamo un mini blush di Makeup Forever, uno di Kiko, li teniamo ovviamente tutti. Ah, qua un altro rossetto liquido, questo è bellissimo, è il mio amato grigio viola di NYX Lingerie ed è nel colore Embellishment, è spaziale e lo teniamo assolutamente. Qui ho tutte le mie, le mie fascette dei cinesi per i capelli, per tenermi i capelli, e delle spugnette, quindi queste le teniamo, e dei bei anche adesivi, sempre inviatemi credo dalla Pinky Paradise, quindi li teniamo. Poi qui ho la mia palette di A2O di illuminanti, la mia palette di Nabla, la mia palette della More Cosmetics e di Morphe, queste ovviamente le teniamo tutte. Qui ho degli ombrettini che sono quelli che di solito uso giornalmente, quindi una cialda per fare contouring di NYX, degli ombretti insomma Collister, Bottega Verde, Deborah, Claren, sono i soliti marroni da tutti i giorni e li tengo tutti perché sono meravigliosi. Il mio pigmento di Kiko, altri ombrettini insomma di Kiko, comunque cialde di Kiko, tutte nuove, insomma ombretti che assolutamente non butto e tengo. Qui ho rossettini vari, Essence, qui abbiamo Deluxe, questo rosa che è bellissimo, Diego Dalla Palma, questo di Mua, super bello anche questo, il Saint Laurent, Guerlain, Givenchy, insomma questo qua è della Technique, anche questo mi piace molto, Make Up For Ever, questi li tengo tutti perché sono appunto rossetti che ogni tot quando mi servono riuso. Qui dietro abbiamo la scatola della Poison Garden che tengo qui dietro rigorosamente. Qui di lato ho una scatola di un eyeshadow che butto e un campioncino di profumo che non deve stare qua. Ok, e quindi qua rimetto i miei cinci per i capelli, rimetto i miei tattoo e le mie spugnette, il mio piegaciglia. Metto il mascara che voglio tenere qua dentro. Qui di lato mi sono dimenticata, ho un eyeliner blu di Kiko, un mascara glitterato di Kiko, primer, matite occhi di Kiko,
Poi cosa c'è? Soprattutto Kiko, Rimmel London, Deborah. Ah, questo è il mio liner di Kat Von D. Ancora va, top. Mettiamo nella linea di eyeliner. Cose per sopracciglia, quindi Essence, un matitone Deborah molto bello, le mie matitine di Essence per le sopracciglia e matite labbra. Questo è un eyeliner. Matite labbra abbiamo Makeup Revolution, Kiko, Essence, Lancome, Prestige, Deborah Milano, e queste sono tutte spaziali e quindi le teniamo qua, sono le mie cose da tutti i giorni.